Benvenuti in Italy in India. Oggi vi apriamo le porte dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, un'ambasciata attiva dal 1947, da quando i due stati avviarono le relazioni diplomatiche. Potete immaginare il vissuto di questi 70 anni, il lavoro svolto per organizzare visite, eventi, chiudere accordi, creare rapporti, assistere i connazionali, assistere le imprese, tutto ciò che fa parte del lavoro che serve poi a dare concretezza ai rapporti bilaterali tra due stati. Pensiamo alla presenza delle nostre imprese, ad esempio, storie industriali importanti che hanno influenzato usi e costumi della popolazione indiana, che in alcuni casi ancora oggi costituiscono parte della vita quotidiana di centinaia di milioni di persone. Ricordate la 1100? Qui conosciuta col nome Padmini, che in hindi significa fiore di loto. Ne circolano ancora oggi a Mumbai, mentre i tuk-tuk gialli e neri che sciamano nelle città indiane sono modelli locali dello storico tre ruote ape della Piaggio. Ma la lista delle imprese italiane che sono state di casa in India per decenni è lunga. Montecatini, Olivetti, Pirelli, Ansaldo, Snam Progetti. Una presenza industriale che si è rivelata decisiva per lo sviluppo dell'India in settori chiave come la meccanica, l'agroalimentare, il chimico, fertilizzanti e le confezioni dolciarie. Venendo oggi, l'India è un mercato gigantesco che si apre e cresce, una società in rapida trasformazione. L'India è il paese più giovane del mondo, 650 milioni di persone hanno meno di 25 anni. La classe media si sviluppa, crescono le città secondarie, si rafforzano i distretti di IT, esplode l'e-commerce, spuntano quotidianamente start-up che si accaparrano ai venture capital. Vi sono potenzialità in questo paese in settori di grande interesse per l'Italia, tra questi l'agroindustriale, le energie rinnovabili, le infrastrutture, le ferrovie in primis, l'automotive, i macchinari. È ovvio che in tale contesto le opportunità per le nostre aziende sono molteplici e i dati già oggi parlano di una presenza significativa che potrà solo crescere. Ma cosa facciamo esattamente? Eccovi alcuni dati dalla viva voce dei miei colleghi del team dell'ambasciata qui a Delhi. L'Italia in India dispone di un'importante rete. Abbiamo un'ambasciata a New Delhi, i due importanti consolati generali a Kolkata e a Mumbai, due uffici ICE sempre a Delhi e a Mumbai e due istituti italiani di cultura, la Camera di Commercio Italo-Indiana e la rete di corrispondenti consolari e agenti consolari. Il potenziale dell'Italia in India è molto alto anche se non mancano le ombre. Siamo il quarto partner commerciale tra i paesi dell'Unione Europea e il tredicesimo investitore assoluto con quasi 400 imprese. La meccanica strumentale è senz'altro il punto di forza del nostro export con il 40% delle nostre vendite. Design, stile, tecnologia e flessibilità sono i punti cardinali del bello e ben fatto Made in Italy. L'ICE, l'ufficio promozione scambi dell'Ambasciata d'Italia, è sempre al fianco delle imprese italiane e del marchio Italia. L'ambasciata, insieme agli altri attori del sistema Italia in India, organizza eventi, seminari e missioni per avvicinare gli indiani alle tradizioni culturali, artistiche, enogastronomiche e ai valori che rendono l'Italia conosciuta e amata nel mondo. Aiutiamo con entusiasmo le nostre aziende a investire in un paese ricco di opportunità. Siamo al lavoro per impostare una fase nuova della cooperazione politica con l'India. I dossier di interesse comune sono tanti e importanti. Il contrasto al terrorismo internazionale, la gestione delle migrazioni, la stabilità regionale a partire dal teatro afghano. Penso anche alla cooperazione della difesa, ai temi multilaterali, come la partita del cambiamento climatico. L'India è già oggi un attore globale tra i più importanti e collaborare con Nuova Delhi è indispensabile. Quasi 1500 indiani studiano italiano, 100 nei college, oltre 400 all'università, dove si laureano in italiano, e 600 nei nostri istituti. Oltre 160 le iniziative culturali che abbiamo organizzato nel corso del 2016, musica, arte contemporanea, teatro, fotografia, design, letteratura, hanno rallegrato e hanno portato la grande bellezza dell'Italia agli indiani. Le relazioni scientifiche bilaterali risalgono al 1978 e oggi sono 156 gli accordi esistenti fra istituzioni universitarie italiane e indiane. I rapporti tra Italia ed India sono punteggiati da storie di persone. Le storie dei 1300 residenti AIRE nella circoscrizione e dei turisti e viaggiatori a cui prestiamo quotidianamente assistenza, ma soprattutto le storie della diaspora indiana in Italia, che rappresenta la comunità di indiani residenti più folta dell'Europa continentale. Ogni anno i nostri consolati a Delhi, Mumbai e Calcutta rilasciano all'incirca 103.000 visti e si tratta di un trend in crescita. Lo scorso anno abbiamo rilasciato circa 2.000 visti per studenti. Stiamo potenziando le opportunità per cercare di attirare nuovi talenti che possono sempre più giocare un ruolo di ponte tra Italia e India. L'ambasciata d'Italia a New Delhi è presente anche sui social e in particolare su Twitter, YouTube e Instagram. Seguiteci a questi indirizzi.